Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva che ritorna visto che siamo sotto periodo di feste. Sì, porto i baffi del Movember, anche se ormai siamo a dicembre, sto cercando un pochino di farli durare. Per quanto possa essere intelligente portare i baffi del Movember nonostante quasi tutta la giornata io stia con la mascherina sulla faccia, ma è divertente anche questo, e sì, è anche molto probabile che i baffi si afflosceranno prima della fine del vlog. Comunque siamo a dicembre, e per dicembre 2021 ho pensato di fare un dolce dicembre. Infatti in questo dicembre parleremo di cioccolato, e cominciamo col parlare del fatto che se andiamo in un qualsiasi supermercato medio della grande distribuzione a guardare quello che troviamo nel reparto della cioccolata, ci sono tantissime tavolette di cioccolata di tantissimi gusti diversi, dal classico cioccolato al latte al cioccolato fondente sotto differenti versioni, con diverse percentuali di cacao, addirittura fino al 100% di cacao. Praticamente tutti gli altri ingredienti sono solo tracce. Abbiamo anche gli ingredienti più strani che vengono associati al cioccolato, dai cristalli di sale al peperoncino, un po' come facevano i Maya, e sono tutti dei gusti molto molto particolari, perché il cioccolato si presta bene a tantissimi accoppiamenti. E anche se questo è piuttosto risaputo, una volta, quando ero giovane io, e sì, parliamo di una quarantina di anni fa, erano un pochino di meno le qualità di cioccolato disponibili sul mercato, non perché non si erano provati a fare svariati accoppiamenti o svariati prodotti, ma più che altro perché la grande distribuzione puntava soprattutto a distribuire il cioccolato al latte, il cioccolato fondente e poco altro. Infatti oggi parliamo un po' di quello che c'era a livello di grande distribuzione del cioccolato una volta, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road, Operazione Nostalgia. Quando ero piccolo io, il cioccolato che si trovava un po' in tutti i negozi di alimentari grandi e piccoli principalmente era quello fondente e quello al latte. Quello al latte, quindi, un cioccolato con una quantità di cacao non inferiore al 25%, mescolato al latte e qualche addensante. E il cioccolato fondente, quindi con almeno il 45% di cacao, addensanti ed emulsionanti differenti dal latte, quindi si utilizzava il burro di cacao, e ben poco altro, al massimo del latte o di altri ingredienti, a malapena erano delle tracce, quindi inferiore all'1%. In fondo, anche nel cioccolato al 100%, tutti quelli che sono gli altri ingredienti, dal latte agli emulsionanti e agli addensanti, sono solo tracce. Però ovviamente fondente al latte non erano le uniche due qualità di cioccolato che si trovavano sul supermercato o nel negozietto di fiducia. C'erano anche molte altre qualità di cioccolato, ma principalmente queste erano le più diffuse. Poi ogni tanto, in non in tutti i negozi, si riusciva a trovare il cioccolato bianco. Mi ricordo quando ero piccolo il Galak, che poi il cioccolato bianco principalmente era fatto da latte e burro di cacao. Dopodiché c'erano delle qualità speciali di cioccolato che quando ero piccolo comunque le guardavo molto da lontano, perché già esistevano per esempio il Mon Cheri e il Pocket Coffee, che erano già cioccolati per persone adulte, il Mon Cheri come i Boeri, che è cioccolato con la ciliegia e il liquore, o il Pocket Coffee, che è fondamentalmente questo cioccolato ripieno di caffè. Non erano cose adatte ai bambini, non mi attiravano moltissimo, anche se adesso il cioccolato ripieno di caffè, vi ricordo che questo video non è sponsorizzato da nessuno un produttore di cioccolato, purtroppo. In qualche negozio della grande distribuzione ogni tanto era possibile trovare altri prodotti alternativi, appunto, al cioccolato al latte e a quello fondente. Mi ricordo che la prima volta che venni a contatto con del cioccolato differente da quello al latte e quello fondente, per esempio quando scoprì il nocciolato, fu grazie alle tavolette di Ritter Sport, che erano arrivate in Italia già da molto tempo, ma non erano appunto in tantissime distribuzioni, e già c'era il cioccolato nocciolato, già c'era il fondente un pochino più scuro, già c'era il cioccolato con la frutta a guscio, ma di nuovo erano delle cose molto particolari che non erano reperibili un po' in tutti i negozi. C'era qualche negozio che ogni tanto provava a sperimentare, ma principalmente quello che aveva mercato erano il cioccolato al latte e quello fondente, quindi quello che si andava a prendere, che si sapeva che si sarebbe smerciato velocemente, erano quelli, il cioccolato al latte e il fondente, tutta più il cioccolato bianco, tutta più prodotti collaterali come il Chocorì e il Biancorì, ma di nuovo che non erano presenti un po' in tutti i supermercati. Poi piano piano la grande distribuzione ha cambiato un po' le carte in tavola. Anche l'avvento dei social e l'aver fatto conoscere il fatto che è possibile associare il cioccolato anche a ingredienti particolari, e quella che sembrava una nicchia molto ristretta di mercato è diventata una nicchia molto più grande, perché molte persone incuriosite hanno voluto provare ad assaggiare altre forme di cioccolato, e d'altronde
fondo il cioccolato non si consuma solo in tavolette per avere degli accoppiamenti molto particolari. Abbiamo per esempio la torta Sacher, che comprende il cioccolato e la marmellata di albicocche, oppure io l'anno scorso per la prima volta nella mia vita ho provato una torta alle pere con il cioccolato, uno stranissimo accoppiamento che non avevo mai provato. La prima volta che provai il cioccolato al peperoncino, fatto in casa con del cioccolato fondente e del peperoncino di Soverato, rimasi particolarmente colpito da questa stranissima accoppiata di sapori, molto molto particolare. Adesso il cioccolato al peperoncino si trova facilmente in tantissimi supermercati. Eppure, appunto, una volta principalmente c'erano il cioccolato al latte e quello fondente, le altre qualità di cioccolato magari c'erano, magari non tutte, magari il cioccolato con i cristalli di sale è una cosa relativamente recente, non credo che negli anni 70, negli anni 80 fosse particolarmente diffuso. Però adesso non è una cosa così fuori dal mondo quella di trovare delle qualità molto particolari di cioccolato, e questo in parte forse lo dobbiamo anche alla diffusione dei social e al fatto che tante persone hanno cominciato a parlare di questi strani accoppiamenti del cioccolato, tante persone sono rimaste incuriosite e c'è anche un po' di sperimentazione sotto, e quelle che sembravano piccole nicchie sono risultate delle nicchie un pochino più diffuse. Ma questo lo chiedo a voi, voi che cosa mi dite? A voi piace il cioccolato? A voi non piace il cioccolato? Qual è la qualità di cioccolato che vi piace? Avete mai assaggiato del cioccolato in accoppiata a qualcosa di molto particolare, a qualche ingrediente strano? Non so, avete mai provato il cioccolato con i cristalli di sale, il cioccolato con il peperoncino, il cioccolato con la carne? Lo fanno a Modica. L'avete mai assaggiato? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Sono anche gradite discussione davanti a una bella tazza di cioccolata calda. E anche quella una volta era semplicemente la cioccolata calda, ma poi nel tempo sono arrivate le cioccolaterie che proponevano anche gusti diversi di cioccolata calda. Bene, io sono Grizzly, questo era Operazione Nostalgia, come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!